Ciao a tutti ragazzi, sono il piccolo Ruby in questa giornata uggiosa. Non sono andato in palestra perché sinceramente non avevo voglia di uscire oggi. Io sono molto meteoropatico quando c'è. Sto strappando dei fogli. Quando c'è quando c'è la pioggia non voglio uscire, poi devo farmi anche a pe. Non c'ho più. Bene, oggi voglio introdurre una nuova rubrica che mi è nata così, no? Perché ho detto c'è gente. C'è gente. Ci sono YouTubers che assaggiano. Cosa che dovrei fare anch'io, tra l'altro, questa cosa degli assaggi beci del piccolo Ruby. Ci sto pensando. Vabbè, comunque ero tra reparto giornali. Allora ho detto, perché non fare il piccolo Ruby sfoglia un giornale? E ho avuto questa idea, ideona. E tra le mani ho comprato un giornale tipicamente femminile, rivolto a un pubblico di teenager, ed è il cioè. Eccolo qua, dentro c'è anche un mascara. Ecco qui. E niente, adesso vorrei sfogliarlo insieme a voi. Perché l'ho comprato? Perché lo comprava sempre una mia amica e mia cugina, no? Io non ho mai capito cosa ci trovassero in questi giornali, a parte i trucchi. Ecco, qui abbiamo uno Shocking Eyes Mascara. Ecco, per chi lo volesse, mi contatti. No, lo darò a qualche mia amica, perché io non. Cosa me devo fare del mascara? Eccolo qui, vediamo una copertina, c'è Justin Bieber con questi addominali e una croce sul petto. Sono rimasto in mutande. Poi c'è Miley Cyrus, questa qui che dovrebbe essere Selena Gomez, e Ariana Grande che non so chi sia. Eccolo qui, ma faccio vedere. Incominciamo a sfogliare. Allora, qua c'è, cioè musica che ti perdi per qualche istante di essere la popstar più stravagante dello Star System. Qua c'è le robe lì, le emozioni. Ah, ecco, qui c'è un articolo su Katy Perry e la musica. Eccola qui. Da quando a suo 9 anni ha iniziato a cantare, ha avuto ben chiaro che sarebbe stata quella la sua strada a far sognare. Che poi a me Katy Perry mi piace tantissimo. Andiamo avanti. Un bacio a tutte da, chiesto qua, Enrico Nigiotti. Mai sentito nominare. Poi qui c'è una tipa, dalla tua canzone ritornerai, parli di un amore difficile. Non so chi sia, questo qua. Livornese, 27 anni, ha partecipato ad Amici 9 nel 2010, ma chi se lo ricorda più? Andiamo avanti. Qua si parla ancora di musica. Gabriele Rosicone in arte Caligola. A 17 anni ha pubblicato. Nel suo, il suo. Ah, questo qua praticamente ha pubblicato un testo in latino con il nome di Caligola. Poi c'è questa qui che dovrebbe essere Amara. Boh. La canzone di Sanremo che dovrebbe essere dedicata a qualcuno in particolare. Ah sì, ci sono le interviste praticamente a quelli di Sanremo. E adesso vediamo gli squinzi. Ragazze, conquistatemi così. L'intervista vera, quindi è attendibile. Di questo cantante ma anche scrittore. Sì, ma chi è? Ma chi è sto qua? Graffiante ruggere come un fiume in piena. Ha già sbirciato su Twitter tutte le domande dei suoi fan. Cantante e anche cantante, attore e anche scrittore. Figa, ma l'ha fatto tutto lui sto qua. Si innamorerà però. Aspetta, mi metto così mi vedete meglio, ecco. Dopo Violetta cosa vuole? Ah, è il tipo che fa Violetta, ma io non l'ho mai visto, perché dopo il becero mondo di Patty non ho visto più niente, sinceramente. Ecco qua la mia svolta sexy. Muscoli photoshoppati. Ma giudicate voi se Justin Bieber è photoshoppato in questa foto. La prima cosa che colpisce da Justin Bieber sono i muscoli. Da qualche mese fanno parte letteralmente lievitati. Ma che è un panettone che lievita. Allora, di Calvin Klein Collection. Qua si è fatto anche un occhio. Allora, qua si è fatto un gufo. Una rosa e qui si è fatto un occhio. Ecco qui, non so se riuscite a vedere bene di Calvin Klein. Che poi Calvin Klein a prendere Justin Bieber. Si è fatto anche biondo. Ma sappiamo tutti che è davvero lui difficilmente da sta posta. Che testa posta piena di miliardi. Sono dei figiasti orgogliosi del suo servizio fotografico. Ma le malelingue che portano subito all'attacco sono molto siti di gossip americani. Le immagini sarebbero state ritoccate. Beh, insomma, la foto è postata da Justin. Poi non ho paura. Intervista vera. Ma sono tutte interviste vere queste qua. Questa è un'altra che non so chi sia. Questa
La Milano esclusiva. Ancora sta violetta, ma basta. Cioè, ragazzi, non esiste solo violetta. Andiamo avanti. Altre interviste. Qua c'è Selena contro Taylor. E qua c'è una tipa con la mamma, che dovrebbe essere questa qui. Adesso faccio vedere, eccola qui. Altro articolo. Andiamo avanti. Poi c'è 7 giorni per conquistarlo. Strategie per farti notare in una settimana. Adesso voglio leggere, no, veramente. È lui il ragazzo che vuoi, ma cosa prova per te? Non lo sai. Ma cosa prova per te? Il dubbio è terribile e indagano con le amiche, ci capisce ancora di meno. Cioè, questa qua praticamente manda le amiche a indagare se il tipo le piace. Vabbè. Giorno 1, crea l'occasione. Finora l'unica cosa certa che hai è che ti ha vista. Serve un modo per parlarci, un po' un trucco. Fingi di dimenticare un oggetto personale, un diario, una sciarpa, e è quasi impossibile che lui non ti avverta. Evita però di prendere oggetti costosi, non si sa mai. Cioè, praticamente per farsi notare, questa qua dice, questo è l'articolo, questa qua dice praticamente di lasciare un oggetto in giro, no? Vabbè. Giorno 3, no, 2. Lancia l'esca, che è un pesce. Rotto il ghiaccio, fa in modo di incontrarlo di nuovo, ma attenta, non deve pensare che sei lì per lui. Mostrati impegnata e nel frattempo fagli un sorriso e un breve cenno di saluto. Tipo così. No, scusa. Obiettivo è l'obiettivo è incuriosirlo, no? Questa qua fa lì. Cioè, praticamente devi ammiccare così. Dico, ciao. Giorno 3. Crea alleati, ma che è una guerra. Cioè, prima di fare la svenevole, no? Poi di fargli un sorriso e poi di cercare alleati. Per passare alla fase di avvicinamento dovete essere connessi. Resiste alla tentazione di chiedergli l'amicizia. Posta invece commenti o foto sulla pagina Facebook di un amico in comune. Di certo visiterà il tuo profilo. No, vabbè. Diventa invisibile. Se gli piaci, lui a questo punto ti avrà contattata. Cioè, dopo aver fatto tutti i tre passaggi, no? Che sono di creare l'occasione, di lanciare l'esca, di cercare alleati e di, adesso diventare invisibile. Se gli piaci, lui a questo punto ti avrà contattata. Quindi è palese che dopo queste tre scemenze lui ti contatti. Se non l'ha fatto, niente panico. Potrebbe essere timido, limitarsi a guardare i tuoi post o le tue foto. Oppure gay. Domanda 5. Caricati di entusiasmo. Evitarlo per un giorno sarà difficile, ma quale prova migliore per capire se gli piaci? Se lui ti sta cercando, troverai di certo un messaggio. Quindi è palese che l'abbia contattata, no? E sì. Tieni pronta una scusa per il tuo silenzio sul web e ripeti a te stessa: sono irresistibile. Giorno 6. Torna connessa. È il momento di tornare visibile anche dal vivo o con una nuova comunità, come un cambio di look facile da notare. Cioè, ma poi che ne sanno? Cioè, ma veramente, ma qui non ho presentato gli uomini come se fossero dei becerotti che stanno a se... ma chi è che sta a sentire queste minchiate? Giorno 7. Buttati col paracadute. E qui è una versione un po'. Se il piano ha funzionato, lui vorrà uscire con te, ma non è detto che te lo chieda. E dovrebbe servire una spintarella da parte tua. Inventa un'occasione che gli dia inventa un impegno che gli dia l'occasione di offrirsi per accompagnarti. Se lo fa, hai vinto la partita. In caso contrario, nessuno potrà dire che hai preso un palo. Con tanto di foto di due squinzi molto contenti. Lei con una faccia molto, e lui con una camicia che l'ha presa in un'osteria italiana in America, all'Late Italy. Andiamo avanti. Mi vergogno dei miei. All'improvviso niente più vacanze, niente shopping. Cosa sto succedendo? Perché proprio a me? Del rapporto con i tuoi genitori, tanta rabbia e delusione. Qui c'è un'altra che fa un qualcosa. Invece di parlare di bullismo. Allora, qua poi c'è la squadra di amici che io quest'anno non ho seguito. Eccola qui, tutta qui. E qui ci sono i 5 squinzi del Daryl Jack. E poi non ho capito perché le band sono sempre in numero dispari. Qualcuno me lo spiega in un commento. Poi qua c'è il coso dei braccialetti rossi. Ecco, e un poster con Miley Cyrus che fa che sembra una gatta con la panza di fuori. Al contrario, no.
Andiamo avanti nello sfogliare. Non mi parla più. All'improvviso la tua migliore amica è sparita dalla tua vita e tu non sai perché. Poi qua c'è anche Fedez. Cioè, vabbè. Risparmiate di farmi vedere ste cose. Ti prego. Allora, ancora fatica a capire cosa è successo. Allora, già domani la tua migliore amica è sparita. E vabbè, si sarà fidanzata, no? Avrà trovato uno scopo della vita. Ecco qui. Poi ci sono dei consigli fashion che poi. Boh, queste cose. Chiamarle fashion, sinceramente, non saprei. Ciao è bella. Le scarpe, il ragazzo perfetto. Douglas Butt. A tutto quello che vuoi cercare in un ragazzo. Ma chi è? Qua c'è. Vabbè che io ho una certa età, però. Vabbè. Con Romeo sei stato mai innamorato di qua. Ah, un'altra intervista da sto squinzio. Che avrà fatto un non so cosa fa. Sì, ma almeno spiegate chi sono sta gente, no? Sfida tra eroi. Chi è il più sexy, Arrow o Flash Gordon? Cioè, sti giornali dovrebbero parlare anche un po' di bullismo, no? Di che cosa fai nel caso la tua amica ti aspettano fuori, ti hanno una valanga di botte o qualcuno ti dice che sei grassa, no? Proprio. Questo è una cosa molto frivola. Amore, pochi ma difficili. Fanno il confronto tra Arrow e. Che poi sinceramente tra i due. Ma forse. Voi cosa dite? Chi è che preferite tra i due? Questo è. Cosa? Questo è Arrow? No, questo chi è? Sì, questo è Arrow e questo è Flash Gordon. Vabbè. Chi vince lo decidi tu. Ma non ci sono quei test lì. Qua c'è Mordecai. Ah, beh, qua si parla di cinema. Non perdere molte gare, 19 al cinema. I 10 motivi per andarlo a vedere. O di che cosa parla. Poi da una fantastica truss. Braccialetti rossi, guerra aperta. Qui poi c'è l'amicizia e vita. Interviste vere. Personaggio da vita e il bello. Qua c'è gente con il Manuel Cioè. Ah, è quelli, gli attori che fanno braccialetti rossi. Perché mi ricordo una volta c'erano quelle. Ah, ecco i test. Oh, mi piacciono tanto fare i test. Non c'è la penna. Allora, i tuoi genitori dicono che ti vesti in modo carino, originale, assurdo. Mi sto me cazzo, me pare. È arrivata la pagella. Hai paura del voto in educazione fisica, matematica, in condotta. Cioè, in condotta come fai ad avere cose in condotta? Il test cos'è? Sei responsabile, rivoluzionaria o ribelle? Poi, se ti dico di non andare in un posto, non ci vado, mi viene la curiosità di andarci, ma lo faccio e ci vado subito. Durante una lezione noiosa, mi si chiudono gli occhi, scarabocchio sul quaderno, faccio casino e prendo una nota. Cioè, ma chi è la deficiente che fa casino e prende una nota? Vabbè. E i tuoi ti dicono di tornare alle 20 per cena, per sicurezza torno alle 19.45, l'arrivo puntualissimo alle 20, mi presento alle 20.30 con tutta calma, spesso sogni di essere la direttrice di un giornale, una modella famosa, una rockstar di successo. A me capita di sognare di essere gemelle holograms. Vabbè, la scuola e il cellulare è proibito, lo lascio a casa, lo spengo, chi se ne frega lo uso lo stesso. Poi qua c'è un'altra cosa di bellezza, moda o beauty, scopri qual è irresistibile per te. Allora, poi qua c'è una tipa su un cavallo in un regno, ti aspettano su star table. Ah, ecco, c'è anche l'oroscopo, vediamo cosa dice il mio. Dal 20 al 5. Io non vi dico che segno sono, me lo scrivete sotto. Amore, insoddisfatta del fronte love, guardati intorno e apri il tuo cuore. Da amici innamorati il passo è breve. Amicizia, non rispondere alle provocazioni, allontana chi rompe senza inutili battibecchi. Un bilancino è stregato da te. Un bilancino. Si fece la bilancia. Ah. E poi finiamo con la lettera editoriale. Caro, cioè, anni fa ho iniziato a fare pallavolo. L'anno scorso ho cambiato squadra e mi sono trovata bene. Perché avevo amiche stupende. A settembre ho cominciato gli allenamenti ed è arrivata una compagna di classe che mi odia ed è sempre al centro dell'attenzione. Proviene da un'altra squadra di pallavolo, infatti dico la verità, è molto brava a giocare. Le mie amiche ora sono sempre con lei e non con me. Non ci stanno mai, sono praticamente da sola. Non so cosa fare, ho provato a riprendermi le amiche di tutti i modi, ma non c'è niente da fare. Mi piacerebbe avere qualche consiglio da parte tua, ti ringrazio.
Questa dice: ciao, c'è un ragazzo che mi piace, ha 3 anni più di me, è bellissimo e viene a scout con me. Già questa che fa scout, cara mia. Vabbè. Gli ho detto che mi piace, ma lui preferisce restare amici e non mi parla più. I ragazzi sono strani, sicuramente non ti parla perché non vuole darti delusioni. Ma che ne sai? Cioè, ma che ne sai se vuole darti delusioni? Magari adesso in questo momento non gli interessa la patata, ma gli interessa stare con gli amici perché è immaturo. Cioè, poi amore, non hai scritto neanche quanti anni hai. Cioè, ti firmi solamente con Super Fefe 9, cioè metti almeno 80. Forse sarà del 90 sta qua, no? Quindi il 90, questo qui ha 3 anni più di lei, vabbè, è maggiore, penso che siano maggiorenni. Ho capito, ma preferisce stare con amici e non mi parla più. Ho capito, ma se non ha niente da dirti, tesoro. Ah, poi ci sono altre uscite. Io pensavo che esistesse solo questa. Invece c'è venerdì 27, il cioè girl. Il 6, il cioè, io ho comprato quello normale, sì. Poi c'è il 13, venerdì 13 marzo, il photo story di cioè. E il 20 esce, quindi esce 2 volte. Ah, ogni venerdì esce. Poi qua dietro c'è altra gente. Con Brad Pacciano, Rachele, Pio Piscitelli. Vabbè, cioè, comunque, ragazzi, i miei consigli lasciano il tempo che trovano, perché voglio dire, sta qua, non vuole darti, ma che ne, vabbè, ma che ne sa? Cioè, magari in questo momento vuole pensare altre cose che non sia le donne o il sesso, vabbè. Finisce qui la mia prima puntata del piccolo Ruby sfoglia, giornali, news, newspaper, quanti ce n'è. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io sto delirando, poi dovrò vedere a chi regalare il mascara perché io di solito non faccio la drag queen. E non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima volta. Ciao!